Antonio Carioti, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare il libro intitolato Alba Nera, il fascismo alla conquista del potere, con la prefazione di Sergio Romano. Leggo nel risvolto di copertina che Antonio Carioti, nato a Reggio Emilia, vissuto a Roma, abita a Milano dopo aver intrapreso la professione giornalistica della Voce Repubblicana. Nel 2004 è stato assunto al Corriere della Sera, dove lavora alle pagine culturali e al supplemento settimanale La Lettura. E cosa cura per questo straordinario inserto culturale domenicale chiamato La Lettura, Antonio Carioti? Ma mi occupo in prevalenza di storia, che è l'argomento che conosco meglio, però più in generale di saggistica, quindi di filosofia, di temi religiosi, di sociologia, di antropologia. Diciamo che la lettura cerca di coprire un raggio molto ampio di argomenti e io mi concentro su quelli di natura saggistica, anche per esempio di scienza, di filosofia della scienza. Abbiamo dei bravissimi collaboratori con i quali mi tengo in continuo contatto per arricchire sempre i contenuti del nostro supplemento. E sul numero in edicola domani che cosa ci sarà a firma di Antonio Carioti? Beh, domani c'è un dibattito che abbiamo organizzato con il terzo segreto di Satira. Cioè questi ragazzi che hanno avuto grandissimo successo su YouTube, poi sono andati anche in TV, hanno fatto un film, adesso esce questo loro libro che si intitola La Paranza dei Buonisti, è una così, rappresentazione dell'Italia in mano a un clima culturale in cui prevale il sovranismo, prevale una certa xenofobia, una destra aggressiva. Vorrebbe essere un manuale per coloro che non condividono questo tipo di idee, che si trovano, secondo gli autori, un po' accerchiati da un'atmosfera negativa nei loro riguardi. Noi abbiamo messo a confronto uno di questi ragazzi del terzo segreto di Satira, Andrea Fadenti, con due politologi. Uno di tendenza più di sinistra, Gianfranco Pasquino, e uno di tendenza diciamo più moderata, che è Luigi Curini. E ne è venuta fuori una bella conversazione, discussione sullo stato del dibattito politico in Italia. La cosa divertente è che oggi i politici fanno un po' concorrenza agli autori di satira, nel senso che i loro messaggi, il loro modo di porsi di fronte all'opinione pubblica spesso ha delle caratteristiche che li fanno assomigliare, con queste battute salaci, con i tweet e così via, un po' proprio agli umoristi, agli autori di satira. E quindi anche la satira cambia anche come mezzi di espressione, e leggere questa conversazione domani sarà sicuramente come entrare in questo tema. E a proposito di satira, invece nel ventennio la satira, oggi non mi viene questa parola, la satira non aveva diritto di cittadinanza, Antonio Carioti. Beh, assolutamente no. Nel momento in cui Mussolini cancella la libertà di stampa, anche la satira che sia rivolta contro il potere viene soppressa. Rimane la satira rivolta contro i nemici del fascismo, ma è una satira di regime, che naturalmente obbedisce agli ordini che vengono dall'alto. Alba Nera è il titolo di questo libro, e non può non ricordare anche la denominazione di un gruppo politico, questo titolo del libro, che alla prefazione di Sergio Romano, è una prefazione straordinariamente chiara, come il pensiero era di Sergio Romano, per l'appunto. E Sergio Romano comincia il suo testo partendo dalla Grande Guerra, dalla fine nel novembre nel 1918, e poi soffermandosi su un tema che sembra altro ma è importante, cioè il tema della guerra civile. Beh sì, una delle caratteristiche del fascismo è proprio quello di portare l'atmosfera contro violento della guerra anche nella lotta politica all'interno del nostro paese. Non sono soltanto i fascisti ad estremizzare i toni, perché anche i socialisti hanno aderito alla Terza Internazionale di Lenin e si propongono di fare come in Russia. La forza del fascismo è che la guerra civile la fa sul serio, cioè mentre i socialisti predicano la rivoluzione ma non hanno la capacità operativa, militare, di condurre uno scontro con le autorità dello Stato,
Invece i fascisti, dei quali fanno parte poi molti reduci, soprattutto appartenenti al corpo speciale degli Arditi, si organizzano sin dall'inizio come una struttura paramilitare, le cosiddette squadre d'azione, e conducono una campagna contro i loro avversari politici che ha delle caratteristiche che ricordano effettivamente una sorta di guerra civile. Mussolini dipinge i suoi avversari come dei nemici interni, per molti versi appunto l'azione del fascismo è da lui concepita come una continuazione del conflitto che era appena terminato. Veniamo al mese di marzo del 1919, siamo a Milano e nascono i fasci di combattimento. In pratica è il sigillo, la durata dei fasci di combattimento è il sigillo dell'inizio dell'attività politica di Benito Mussolini, e qui la storia veramente prende un'altra piega. Erano poche persone, tant'è vero che quel giorno era stato prenotato, se non ricordo male, il Teatro Dal Verme, e poi si è ripiegati su un'altra sala. Erano sì, pochi. A Piazza San Sepolcro. Ecco, erano pochi, probabilmente non arrivavano a 200. È un momento in cui queste posizioni di interventismo e di nazionalismo, che al momento si caratterizza anche come un nazionalismo di sinistra, perché il programma dei fasci di combattimento è un programma per molti versi progressista, avanzato socialmente, chiede il voto ai diciottenni, il voto alle donne, l'abolizione del Senato che allora non era elettivo ma nominato dal re. Però sono, diciamo, delle posizioni molto minoritarie in questo momento, tant'è vero che Mussolini alle elezioni del 1919 prenderà pochissimi voti e non verrà eletto in Parlamento. Però dimostrerà una grande capacità di cavalcare la crisi che hanno in questo momento le istituzioni rappresentative del Regno d'Italia, punterà tutto sullo scontro frontale contro i socialisti che appunto da una parte predicano la rivoluzione ma non riescono poi a incidere politicamente sull'andamento della situazione, e nel 1920 comincerà questa crescita impetuosa del movimento fascista che poi porterà alla marcia su Roma del 1922. E prima di arrivare però alla marcia su Roma vorrei, Antonio Carioti, soffermarmi su quello che è stato anche un po' il cavallo di battaglia da quella famosa definizione d'Annunziana, la vittoria mutilata, al trattato di pace di Parigi l'Italia non era stata sicuramente, per così dire, trattata bene, e allora la vittoria mutilata diventa anche un pretesto per far sì che l'ideale di Mussolini penetrasse nella borghesia e poi negli altri ceti. Non c'è dubbio, quello della vittoria mutilata è in gran parte un mito, se andiamo a vedere qual era la situazione diplomatica, tenendo conto di tutti i precedenti e della situazione che si era creata con l'intervento in guerra degli Stati Uniti, l'Italia avrebbe potuto moderare le proprie richieste e comunque raggiungere un accordo con la nascente Jugoslavia, come poi fece il governo di Giolitti a Rapallo nel 1920. Però è vero che questo mito ha una notevole forza soprattutto tra i reduci che si sentono in qualche modo traditi, che ritengono che l'Italia non abbia ottenuto quello che meritava. Da questo punto di vista Mussolini ha una posizione estrema, pretende che l'Italia occupi anche territori abitati da popolazioni di lingua tedesca e di lingua slava, per esempio pretende tutta la Dalmazia, e questo è un motivo molto forte che gli porta consensi. Al tempo stesso lui dice: la guerra che abbiamo fatto contro l'Austria-Ungheria continua contro i nemici interni, contro tutti coloro che hanno sabotato l'intervento in guerra del 1915. E già nella prima adunata di San Sepolcro, lui che era stato socialista, era stato uno dei leader del Partito Socialista, ma poi lo aveva abbandonato proprio per scegliere la linea dell'interventismo, dice: coloro che si sono battuti contro la nostra guerra nazionale, noi li saboteremo con tutti i mezzi e andremo ai loro comizi per interromperli, per disturbarli, non gli daremo tregua in nessun modo. Questa mattina, venendo in studio, mi sono ripreso il libro di Antonio Carioti, Alba Nera, rivedendo, come faccio solitamente, le varie sottolineature, creandomi questo ipertesto, e mi sono riletto
il discorso che Mussolini tenne a Bologna il 3 aprile del 1921. E quello è un discorso importante per capire veramente il senso delle parole stesse del pensiero di Mussolini. E lui quasi all'inizio del suo discorso dice: potrei dirvi socraticamente che se ognuno deve conoscere se stesso, anche io conosco e devo conoscere me stesso. Come è nato questo fascismo attorno al quale è così vasto strepito di passioni, di simpatie, di odi, di rancori, di incomprensioni? Ecco, questa domanda la rivolgo ad Antonio Carioti perché Mussolini dice che è nato da un profondo perenne bisogno di questa nostra stirpe ariana e mediterranea che da un dato momento si è sentita minacciata nelle ragioni essenziali dell'esistenza. Queste non mi sembrano parole che arrivano solamente da quel tempo, ma mi sembrano parole che arrivino anche da molto vicino, Antonio Carioti. Beh, naturalmente le parole possono essere reinterpretate a seconda dei momenti in cui ci troviamo, no? Benedetto Croce diceva: la storia è sempre storia contemporanea, perché noi andiamo a rileggere il passato, però avendo in mente i problemi che abbiamo di fronte nell'attualità. La posizione di Mussolini è quella che sostituisce alla lotta di classe che lui aveva perseguito quando era socialista la lotta tra le nazioni. Lui dice: quello che muove la storia è la guerra tra le nazioni e le razze per la supremazia internazionale. E quindi la prima guerra mondiale gli appare il momento in cui l'Italia, che era un paese giovane, che non aveva avuto grande rilievo, poteva affermarsi come grande potenza. E il fascismo, diciamo, sarebbe lo strumento per affermare questo destino dell'Italia. Ovviamente in questo nazionalismo esasperato che Mussolini sostiene c'è anche il germe poi del razzismo. Anche se bisogna dire che in un primo tempo ci sono numerosi ebrei che aderiscono ai fasci di combattimento. Per esempio la persona che fornisce la sala per la riunione del 23 di marzo del 1919, Cesare Goldman, è un ebreo massone. Bisogna dire che poi questi ebrei, molti già prima delle leggi razziali, si allontaneranno dal fascismo. C'è per esempio il caso di Piero Iachia, che partecipa alla fondazione dei fasci di combattimento, ma poi si staccherà dal fascismo e addirittura morirà in Spagna difendendo la Repubblica Spagnola da combattente proprio antifascista contro il colpo di Stato di Franco, appoggiato anche da Mussolini. Indubbiamente noi guardiamo, come ti dicevo, la storia anche con gli occhi di oggi. Quello secondo me che bisogna però evitare è pensare che la storia si ripeta meccanicamente. Certi problemi sono, se vogliamo, eterni, si ripropongono, ma si ripropongono sempre in forme diverse. E si ripropongono sempre in forme diverse, e questo, Antonio Carioti, è un impegno da parte nostra, che non possiamo fare il copia e incolla della storia, perché altrimenti la storia ci travolge e rimaniamo veramente in un pressapochismo e in un fraintendimento veramente molto importante. In questo libro, Alba Nera di Antonio Carioti, edito da Solferino, ci sono anche delle conversazioni, ad esempio con Simona Colarizzi, che è docente emerita di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, con Marco Tarchi, docente di scienza politica all'Università di Firenze, e poi con la docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, Alessandra Tarquini. Spero di non aver dimenticato nessuno, e attraverso i loro pensieri andiamo a ragionare in queste conversazioni, andiamo a ragionare veramente sul senso dello sviluppo, dell'ascesa di Mussolini. Ma quanto hanno influito il carisma da una parte, su cui si favoleggia molto, e anche l'intuito del Duce nell'ascesa di quest'Alba Nera? Beh, hanno influito parecchio, perché lui dimostra una grande capacità di muoversi in uno scenario politico molto frammentato, con governi molto deboli, conosce i punti deboli dei socialisti perché è stato socialista e quindi sa che il loro rivoluzionarismo a parole poi non corrisponde a una capacità di tradurre quei propositi in fatti. A un certo punto, proprio dopo la grande sconfitta del 1919, che invece, sconfitta del fascismo, invece una grandissima vittoria del Partito Socialista, lui dice: non vi dovete preoccupare, questi non sono in grado di fare la rivoluzione, io conosco i miei polli perché sono stato tra loro
parecchio tempo. E poi ha la capacità di ingannare la vecchia classe dirigente liberale, cioè di farsi passare per un moderato, per un uomo che vuole in qualche modo frenare le violenze delle sue squadre d'azione, e questi si illudono di poter accontentare Mussolini concedendogli qualche ministero, riassorbendo il fascismo. Addirittura Giolitti accoglie i fascisti nelle sue liste alle elezioni del 1921, e quindi 35 deputati fascisti vengono eletti in una lista che in realtà i cosiddetti blocchi nazionali. Ecco, ma come ha fatto? Come ha fatto a entrare in questi blocchi nazionali? Perché questo è un dato molto importante, perché si tratta di una strategia politica ben precisa per entrare dentro i blocchi di questi blocchi politici di Giovanni Giolitti. Per esempio, Mussolini fa una mossa molto intelligente quando Giolitti conclude il trattato di Rapallo, che risolve la vertenza tra l'Italia e la Jugoslavia e porta a sgomberare D'Annunzio da Fiume. D'Annunzio aveva occupato questa città contesa tra la Jugoslavia e l'Italia. Mussolini, che in teoria, per quello che ha detto, dovrebbe schierarsi con D'Annunzio, dovrebbe insorgere, invece accetta il trattato di Rapallo. Così si procura una credibilità nei confronti di Giolitti, e questo poi gli permette di concludere questo accordo elettorale. Ci sono delle voci che in qualche modo sono critiche verso questo tipo di accordo. Per esempio, il direttore di allora del mio giornale, Luigi Albertini, non ama Mussolini e non vorrebbe questo accordo. Però, stiamo parlando del Corriere della Sera. Del Corriere della Sera, sì. Però in quel momento, ecco, il vero pericolo a tutto lo schieramento borghese moderato appaiono i socialisti, perché i socialisti nel 19 hanno preso il 33% dei voti e sono su posizioni rivoluzionarie, hanno aderito alla Terza Internazionale di Lenin, e a questo punto questa forza nuova dei fascisti, che appare così aggressiva, l'idea è quella di ricomprenderla, diciamo, in un arco di forze moderate. Ma Mussolini non si fa catturare, all'indomani delle elezioni dice che i fascisti in Parlamento agiranno in maniera completamente autonoma, senza alcun vincolo con le altre forze che fanno parte dei blocchi nazionali. Mussolini ha sempre una grande capacità di mettere in difficoltà i propri interlocutori. In questo momento, peraltro, lui tiene anche un atteggiamento moderato, firma un patto di pacificazione con i socialisti, che la base delle camicie nere delle squadre d'azione contesta, ma lui riesce a risolvere anche questa crisi, perché poi c'è un dato di fondo, cioè che nel movimento fascista, fatto in gran parte di giovani, di persone inesperte della vita politica, non possono fare a meno di Mussolini. Cioè Mussolini è quello che ha suscitato questo movimento, e senza di lui i capi dello squadrismo, i cosiddetti RAS, sanno bene che non andranno da nessuna parte. Però Benito Mussolini, nella sua ascesa, per arrivare poi alla dittatura, bisogna poi che arrivi il 1925 con le conseguenze del delitto Matteotti. Mussolini era stato incaricato dal re, leggiamo dal libro di Antonio Carioti, di formare un esecutivo, no? Dove c'erano solamente tre ministri fascisti. Nel governo, tra l'altro, c'era anche come sottosegretario Giovanni Gronchi, no? Allora del Partito Popolare. E questo è stato un grande futuro presidente della Repubblica, il famoso Gronchi Rosa, tanto per ricordare il famoso francobollo, certamente. Ebbene, Mussolini arriva in questo modo, pur non avendo seguito i suoi deputati, erano, mi pare, una trentina, 30-35, per cui erano veramente pochi. E il potere istituzionale in pratica ha abdicato alla sua minoranza. Il problema è questo, che i fascisti sono pochi ma molto ben determinati, hanno un'organizzazione paramilitare e soprattutto, questo è il punto forse fondamentale, hanno in qualche modo sottratto allo Stato il monopolio della forza, cioè uno dei suoi attributi fondamentali. E quando Mussolini gioca, diciamo, il tutto per tutto con le squadre d'azione che si preparano a marciare su Roma, il re commette questo errore che poi pagherà, perché finirà la monarchia in Italia al termine del regime fascista, cioè non firma il decreto di stato d'assedio che gli aveva sottoposto il capo del governo Luigi Facca. Perché non firmò? C'è chi dice che temeva che i militari non gli obbedissero, perché poi tra i militari erano forti le simpatie
verso il movimento fascista, oppure semplicemente pensava che la questione fascista non si potesse risolvere con la forza, ma andasse risolta attraverso una soluzione politica. Sta di fatto che nel momento in cui non firma lo Stato d'assedio, lo Stato si disarma e Mussolini può pretendere di assumere la guida del governo. Le altre forze politiche erano molto deboli, c'erano dei governi che duravano pochi mesi attraverso degli accordi tra i liberali e i democristiani di allora, diciamo i popolari di Don Sturzo. In quel momento la gran parte delle forze politiche ritiene che tanto valga accettare che Mussolini prenda la guida del governo, non capiscono che Mussolini poi piano piano trasformerà il suo governo in un regime. Ci sarà appunto la crisi determinata dal delitto Matteotti, io non ne parlo nel libro perché arrivo fino al 1922, però a quel punto, dopo l'approvazione di una legge elettorale che aveva assicurato ai fascisti una schiacciante maggioranza in Parlamento alle elezioni del 1924, non c'è più molto da fare. Le opposizioni rifiutano di partecipare ai lavori parlamentari, ma ancora una volta il re non fa nessuna mossa per fermare l'ascesa di Mussolini e si arriva alla dittatura. Si arriva alla dittatura perché anche quel processo di rendere costituzionale le camicie nere, no? Era un po', se non ricordo male, l'obiettivo di Giovanni Giolitti, no? Che nel 1920, era il 1920 riprendendo la guida del governo, si era dato questo obiettivo, ma anche questo obiettivo, ahi noi, è tragicamente naufragato. Il mondo liberale era molto diviso, non c'era neppure un vero e proprio partito liberale, c'erano dei notabili, dei personaggi che avevano ricoperto delle cariche di governo importanti, i quali erano però divisi tra di loro da rivalità personali. Giolitti, teniamo conto, è un uomo anziano, è un uomo che è nato nel 1844 e che è stato, diciamo, il protagonista della vita politica italiana tra l'inizio del Novecento e la Prima Guerra Mondiale. È il personaggio più autorevole, però non capisce, come non capisce gran parte dell'opinione pubblica, e non capiscono poi neanche i socialisti, che non credono alla possibilità che Mussolini si impadronisca del potere. Ecco, non capiscono che siamo di fronte a un partito di tipo completamente nuovo rispetto a quelli che erano conosciuti sulla scena italiana, e a un leader che ha l'intenzione sin dall'inizio di occupare le istituzioni dello Stato. Una cosa significativa, nel libro non c'è perché io mi fermo al 22, è che poco dopo essere arrivato al governo Mussolini legalizza le squadre d'azione, cioè crea questo corpo, la Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale, cercando di istituzionalizzare, cioè rendere un organo dello Stato quella che in realtà è una milizia di partito. La logica del fascismo è una logica totalitaria, lo dice molto bene nell'intervista che c'è nel libro Alessandra Tarquini, è l'occupazione delle istituzioni dello Stato da parte di un partito. Era qualcosa che in Italia non si era mai vista e tutte le forze politiche vengono prese di sorpresa da questo nuovo modo di comportarsi che poi condurrà alla morte della libertà. Da Solferino, la casa editrice, il libro di Antonio Carioti, il libro intitolato Alba Nera, il fascismo alla conquista del potere. Prima di salutarci, Antonio Carioti, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Libro che sto leggendo adesso? Sì. Ma guarda, io sto preparando in realtà un libro che si collega ad Alba Nera, perché parlerà dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Tu sai che il 10 giugno sarà l'80° anniversario. Quindi sto leggendo i diari di Ciano, che era il ministro degli esteri di Mussolini, e oltretutto era il genero perché aveva sposato la figlia, e di Bottai, che era ministro allora dell'educazione nazionale, la pubblica istruzione, che è il dirigente fascista, diciamo, di maggior spessore culturale, perché loro raccontano tutte le vicende relative alla Seconda Guerra Mondiale, sono a stretto contatto con Mussolini per tutto quel periodo tragico, e quindi è molto interessante appunto vedere i loro dubbi, il loro sconcerto e sgomento di fronte alle vicende della guerra,
il loro atteggiamento nei confronti di questa alleanza con la Germania di Hitler che porterà l'Italia alla rovina. Insomma, sto facendo delle letture per preparare poi il nuovo libro che spero di far uscire a giugno. E con questo noi ringraziamo davvero Antonio Carioti per il tempo che ci ha dedicato. Grazie e buona giornata. Grazie a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.